Sei pronto ad aprire il cofano? Giustula moltissimi tutorial! E per i ricambi la scelta giusta è l'app Mister Auto. Pratica, veloce e più conveniente del sito. Trovi le biellette e le testine dello sterzo bulk usate in questo video solo sul sito Mister Auto e nel link nella descrizione. Spegni l'auto e tira il freno a mano. Per cambiare le biellette e la testina dello sterzo, devi sollevare la parte anteriore dell'auto e rimuovere le ruote per accedere al sistema di sterzo. Molla i bulloni delle ruote anteriori. Solleva la parte anteriore dell'auto e appoggiala sui due cavalletti. Ti consigliamo comunque, prima di iniziare, di guardare prima il tutorial Sollevare l'auto in sicurezza. Dopodiché puoi togliere le ruote. Non dimenticare di metterle sotto l'auto. Adesso puoi vedere la testina dello sterzo. Questi componenti sono spesso bloccati. Usa pure dello sbloccante per facilitare l'operazione. Fai un segno con un pennarello tra la bielletta e la testina dello sterzo. Ti servirà più tardi quando la smonterai e rimonterai. Usa una chiave regolabile per sbloccare il dado di sostegno della testina dello sterzo. Adesso usa una chiave inglese da 19 e una bussola a brugola da 6 per sbloccare il dado di sostegno della testina dello sterzo. Se non hai un estrattore per testine, usa un martello per staccare la testina dal perno. La testina deve staccarsi dal perno. Spingi sul perno della testina solo se vuoi cambiarla, altrimenti rischi di rovinare la filettatura. Svita la testina stando attento al segno che hai fatto e contando il numero di giri necessari per toglierla. Con un calibro, misura la distanza tra il controdado e l'estremità della bielletta. In tal modo, quando la rimuoverai, potrai metterla nella posizione più vicina possibile a come stava prima. Usa un cacciavite a taglio per rimuovere l'anello di metallo interno del soffietto. Taglia con una taglierina la parte esterna del soffietto per poterlo rimuovere. Rimuovi il soffietto. Usa un estrattore per biellette, un attrezzo specifico per questo lavoro, per sbloccare il tutto senza fatica. Inserisci l'estrattore fino alla parte fissa della bielletta. Poi usa una chiave a bussola con prolunga lunga, facendo un buon sforzo, per ruotarla in senso antiorario. Se la bielletta è dotata di intagli, sbloccala usando una chiave regolabile. Puoi sostenerci, clicca mi piace sul video e iscriviti al canale. Trovi i pezzi e i prodotti bulk utilizzati nel video sul sito di Mister Auto e nel link nella descrizione. Prendi la nuova bielletta e svita il controdado che ci trovi sopra. Rimettila a posto sulla cremagliera dello sterzo. Sempre con lo stesso attrezzo o con una chiave regolabile, blocca la bielletta, ma questa volta in senso orario. Finisci di stringere usando una chiave dinamometrica. Poi rimuovi l'estrattore. Prendi il nuovo soffietto. Ingrassalo sull'estremità per facilitarne il rimontaggio. Ti consigliamo di usare un anello a vite perché l'accesso è molto scomodo per far passare un attrezzo specifico. Stringi l'anello. Stai attento a non fare troppa forza, altrimenti rischi di rovinare il soffietto. Poi rimonta l'anello esterno. Riavvita il controdado fino alla distanza che hai misurato prima.
prendi la nuova testina. Rimetti in posizione la testina effettuando lo stesso numero di giri che hai contato quando l'hai smontata. Rimonta la testina nel perno. Rimonta il dado fornito assieme al pezzo nuovo. E stringilo usando una chiave da 19. E una chiave a bussola con inserto a brugola da 6. Finisci di stringere usando una chiave dinamometrica. Riavvita il dado della testina dello sterzo dal lato della bielletta. Adesso puoi rimontare le ruote. Abbassa l'auto e stringi bene i bulloni. Nel corso di questa operazione dovrai intervenire sul sistema di sterzo dell'auto. Un controllo della geometria effettuato da un professionista garantirà di nuovo che il sistema di sterzo sia perfettamente a posto e funzionante. Operazione conclusa. Se questo video ti è stato utile, like e iscriviti al canale.